Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Oggi video anche questo fatto on the road. Stiamo raccogliendo le olive. Ne abbiamo già fatte 5 cassette su 5 alberi. Allora, sono ulivi che l'anno scorso non ho trattato molto bene, non li ho potati e quindi sono venuti fuori un po' selvaggi, ecco. Però l'anno prima hanno beneficiato di una potatura professionale fatta da personale esperto, quindi quest'anno, grazie anche al clima caldo di giugno, riusciamo a raccogliere un po' di olive. Clima caldo, diciamo che ha influito molto sulla mosca, che è uno dei pericoli principali dell'olivo. Troppo caldo, la mosca non c'è stata. Poi è arrivato ottobre e quindi ci siamo salvati dalla mosca. Allora, la raccolta. La raccolta può venire in due modi prevalentemente. Adesso vi parlo di un piccolo uliveto domestico, o con un rastrellino tipo questo a mano. Quindi si prende, io non sono un esperto, però si prende il ramo, si pettina e le olive cadono. Conosco alcuni contadini qui della zona che usano questo per tutti gli alberi. In alto mettono le scale, le legano e vanno su. A me non piace, spesso sono da solo, quindi non mi va di salire sull'albero, che magari succede qualcosa, resto da solo nel campo e mi ci crescono i fiori sopra. Quindi la parte alta degli alberi, in pratica, riesco a pulirla dalle olive con questo abbacchiatore. È un abbacchiatore elettrico, funziona a batteria. La batteria è questa. È una normale batteria d'auto. Io adesso ho questa piccolina, ce ne vorrebbe una un pochino più grande perché per un'autonomia maggiore. Come funziona? È in alluminio, ha il corpo in alluminio, ma non vi fate fregare dal fatto che sia in alluminio, è pesante. Dopo mezz'oretta che si usa, le spalle gridano pietà, è davvero è pesante. Funziona così: una volta acceso, qui, questi due pettini praticamente scuotono i rami e se il ramo ci finisce in mezzo viene pettinato e quindi pulito dalle olive. È un sistema molto semplice, sono fatti in plastica dura, quindi non rovinano i rami. Qualcuno secco ovviamente cade, ma quello bisogna metterlo in conto. Io ce l'ho da 6-7 anni e mi sono sempre trovato molto bene. Vabbè, 6-7 anni, ma in realtà l'ho utilizzato soltanto per 3-4 raccolte, non di più, perché per un po' di anni sono stato fermo. Il cavo è lungo circa una ventina di metri, quindi dà la possibilità di muoversi intorno alla pianta. Questo sarebbe stato meglio l'interruttore se fosse stato in basso, perché una volta che si è in alto si poteva spegnere e accendere dal basso. Vabbè, comunque sono piccolezze tecniche. Adesso ve lo mostro, questa chioma non è molto folta, ma l'asse è regolabile. L'asse per resistenza arriva circa a 3 metri, più un metro e mezzo, 1,80 m della persona, insomma arriviamo a circa 4 metri, dai, 4 metri di. I vantaggi di questo attrezzino qua: intanto ha una resa oraria enorme rispetto a quello manuale e dà il vantaggio soprattutto di non salire sull'albero con la scala. Io ho fatto 6 alberi in circa 3 ore, non sono un professionista, ma sono presa comoda. Ci mette praticamente più tempo a stendere i peli che a pulire l'albero. Non tende a incastrarsi con questi denti dentro i rami, anche se sono fitti, perché comunque sono, vedete, sono mobili, di plastica dura come vi dicevo prima, quindi loro assecondano un po' la forma del ramo. È un buon attrezzo. Se avete un po' di alberi e dovete perderci del tempo, questo è davvero un buon attrezzo. Vi mostro ancora un attimino come funziona. Visto in tempo reale, un paio di minuti, ho fatto due chiome, ecco questo è il risultato.
erano puliti i teli. Quindi l'unico svantaggio di questo attrezzino qua è che pesa dopo un po', già al terzo o quarto albero. Vi dico la verità, fanno male le spalle. Poi se uno pensa che devo farlo per 3 giorni, viene da piangere. Uno fa quello che può. Meno male che hanno inventato il Brufen. Bene, vado avanti e poi vediamo un po' il risultato finale. Due parole sul telo. Sono teli fatti appositi, sono di plastica, si chiamano antistrappo. In effetti, anche se prendono qualche ramoscello o qualcosa, loro non soffrono. Come vi dicevo, ce li ho da un po' di anni e sono molto robusti, li utilizzo anno dopo anno, quando li ho liberi ovviamente. Questa è la raccolta che abbiamo fatto con un albero e mezzo. Dovrebbe essere una cassetta da una 20 kg. Comunque, guardate che belle. La mosca c'è stata, ma pochissimo, quindi quest'anno siamo stati fortunati davvero. Ecco, qui siamo alla fine delle operazioni, finalmente non ho raccolto molto, abbiamo raccolto 90 kg circa di olive e ha reso il 15%, che è una buona resa. Guardate che colore, guardate che bello, ecco qua. Quindi abbiamo fatto un 13,5 kg circa di olio. Se lo usiamo centellinato, per la nostra famiglia, insomma, ci facciamo un annetto. Lo usiamo solo a freddo ovviamente. Guardate che spettacolo che è. È una grandissima soddisfazione, ma c'è tanto lavoro dietro, quindi non capisco come facciano a venderlo al supermercato 2,99 € al litro, perché col vetro e tutto mi sembra veramente un'assurdità. Comunque, fatto sta che i contadini qua lo vendono intorno ai 10-12 € al litro ed è ancora un buon prezzo secondo me col lavoro che c'è dietro. Ecco qua, guardate che colore. Non sentite il profumo, ma vi assicuro che è qualcosa veramente di fenomenale, fenomenale. L'ho odorato adesso per voi. Bene, dai, vi volevo far partecipi di questa esperienza. Per fortuna che succede una volta all'anno, perché è veramente faticoso. Grazie per essere stati con me anche oggi. Sono sempre più convinto che l'autoproduzione sia un po' il futuro di quello che ci aspetta. Almeno per quanto mi riguarda, cerco di produrmi quanta più roba possibile. L'olio è una cosa di quelle che mi produco. Insomma, dai, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.